Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Facciamo un'altra partita a 10 minuti. Siamo arrivati a 1900 punti. Rapid. Nurulisa. Vabbè, non ci provo neanche. Questa volta giochiamo la Bird. È l'apertura Bird. L'ha inventata Larry Bird, cestista. No, dai, non credo l'abbia inventata lui. Ok, è una delle aperture che non ho mai, veramente mai provato in torneo, ma neanche in amichevole, non so neanche cosa sia. Però, ok, lui non è che stia facendo le cose più ambiziose del mondo qua. Ricordiamo che E5 è un bel gambetto interessante per il nero. Però, ok, non capisco queste mosse che ha fatto. Vabbè, giochiamo in modo normale, quindi G3, alfiere G2 arrocco. Questo dovrebbe essere uno dei modi standard di giocare col bianco. E spesso la mossa F4 si connette bene anche con lo sviluppo dell'alfiere in B2. Ma appunto la mia conoscenza si ferma molto presto qua. H6. L'avversario non ha le idee chiarissime. Ok, su B3 l'unica cosa che mi può dare fastidio è questo alfiere F6. Quindi per ora aspettiamo. Ok, H6 potrebbe essere. Potrebbe preparare G5, che a sua volta potrebbe rompermi un po' le balle. Ma vabbè, ci stiamo veramente lamentando di qualcosa di molto soft come piano del nero. Non è possibile che non sviluppi i pezzi, giochi a G5 e sia un problema. Cioè, sto avendo paura dei fantasmi. Ok, cavallo F6, quindi è arrivato il momento di sviluppare lui. Devo stare un po' attento che non possa giocare mosse come cavallo G4 e che siano un problema. Per ora cavallo G4 non credo sia troppo un problema perché donna D2 e paro la minaccia immediata che è di darmi questo doppio e dopo gli caccerei il cavallo con H3, quindi non va bene. Però se adesso giocassi la mossa normale cavallo D2, magari cavallo G4 romperebbe un po' le palle. Quindi decido di giocare H3 per sviluppare il mio cavallo in D2. In C3 sarebbe un po' più strano, magari va bene anche in C3. Ok, cavallo H5 va bene, mi attacca questo, devo fare re H2. Ok, non è troppo male, il mio re sta abbastanza sicuro qua. Sono pieno di pezzi che mi difendono, quindi non sono preoccupato. Magari più avanti tornerà utile anche G4 come mossa. Ok, il ferro F6 è molto a doppio taglio, secondo me, perché funziona bene se io cambio, ad esempio, lui torna indietro con questo cavallo, mi ha cambiato questo alfiere molto fastidioso. Però, se io faccio una mossa tipo cavallo C3, che è una mossa che non volevo fare, però mi serve per impedire questo scambio degli alfieri, secondo me lui potrebbe essere anche un po' scomodo con questo cavallo adesso, perché cavallo in H5 ha veramente, veramente poche case. Se riesco a giocare E3 e iniziare a minacciare G4, lui potrebbe avere dei problemi. Iniziamo con E3. Adesso io sto minacciando G4 ufficialmente. Penso che mangerà. Esatto, adesso G4 non va bene perché in questo istante cavallo G3 è possibile, quindi dovrò rimangiare. Non riesco a capire se questa posizione mi piace o meno. Più sì che no, forse. È un'altra cosa che magari posso anche. Lo sto anche minacciando raggi X questo cavallo, quindi secondo me deve stare un po' attento lui. Tante
mini minacce. Infatti lui è tornato indietro, quindi il cavallo c3 ha avuto i suoi effetti, perché di fatto ha perso un tempo. E quindi potrei giocare cavallo e4, sembra una buona mossa a vederla. Poi bisogna vedere ad esempio d5, cavallo torna qua per esempio, inizia a portare qualche pezzo sul lato di re, che non si sa mai, ma sì, dai. Tra l'altro dopo cavallo e4, se fa d5 inizia a indebolirsi la casa e5. Magari un giorno potrò sfruttarla per saltarci col mio cavallo. Quindi ok, torna indietro col cavallo. Poi, cioè, non sta giocando male, però sta giocando in maniera un po' passiva. Non è il modo che ci piace. Ok, se mangia è un problema, no, mi dà un buon centro. Quindi posso andare avanti con lo sviluppo, portare in gioco le torri, donna di 2, metto in comunicazione le torri, che non è mai male come idea, e poi magari giocare torre di 1, torre 1. Ok, d5, come dicevamo prima, indebolisce la casa e5, quindi anche di questa non sono troppo scontento. Cavallo f2. Non c'è, ecco, questa è una cosa abbastanza importante. Sono convinto che molti principianti qua mangerebbero in f6, però vediamo che se mangiamo in f6, cavallo per f6, la posizione del nero è molto più libera. Cosa che non va? Ha un buon centro, gli alfieri che sono pronti a uscire, il re che tutto sommato è molto al sicuro, anzi più al sicuro del mio probabilmente. E gli risolviamo un sacco di problemi. Invece se giochiamo cavallo f2, che sembra una mossa più timida, in realtà gli lasciamo i problemi su come tirare fuori questo alfiere, su dove mettere questo cavallo. Cioè, questo cavallo non ha delle case chiare qui andare, cioè no, chiare nel senso bianche, ma delle case intuitive in cui andare. Poi appena si sposta mi lascia questo salto qua. Esatto, cavallo c5 è anche una mossa un po' strana, perché non ha tanti sbocchi, no? Al massimo torna in e6, però in e6 comunque intriga. E quindi cavallo f2 secondo me è molto meglio di cavallo f6. Ok, facciamo un'altra mossa normale, torre a1. Torre su colonna aperta. La torre in A1 non stava facendo nulla. Poi ho tutti i pezzi che in qualche modo stanno convergendo verso il lato di re. Quindi ha più senso mettere la torre, questa torre, non questa. Cavallo E6. Ok. Cavallo E6. Posso migliorare la posizione di questo cavallo, che non stava, che non era più così utile. Cavallo e5, poi adesso magari anche cavallo g4, iniziamo a pressarlo. Vedete come il fatto che ci siano tanti pezzi sta un po' comprimendo la sua posizione, che mano a mano inizia a diventare sempre più difficile da giocare, secondo me. Ok, posso preparare un raddoppio sulla colonna E, in questo modo. Ok, vedete questa super manovra che ha fatto cavallo C5, cavallo E6, cavallo C5, cavallo D7, quindi ha perso 4 tempi. In questi 4 tempi io ho portato la torre qua, poi cosa che ho fatto? Il cavallo in E5, adesso un'altra mossa. So, si potrebbe anche iniziare a prenderlo in giro tornando in F3. Se tornassi in F3 sarebbe la stessa identica posizione di qualche mossa fa, soltanto che ho la torre che si è nettamente migliorata. Non so, forse è anche la mossa migliore che ho all'F3 qua, giusto per
chiedergli, dai, facciamo un cavallo F3. Adesso tornerà in C5, dopo tornerà in E6, io rimetterò il cavallo in E5 e lui tornerà in D7. Magari. Fiere D6, torre 1. Pian pianino. Ok, A5, inizia ad avere uno sprazzo di idea sul lato di donna, ma è decisamente troppo lenta. E ora cavallo E5. Cavallo E5 adesso è più forte rispetto a prima, perché non può, il cavallo non può cambiarlo, perché rimangerei di pedone con forchetta. Quindi l'alternativa è mangiare di alfiere, ma ok, a quel punto il mio alfiere delle case scure si troverebbe senza il suo antagonista dell'avversario, quindi ok. Se il cavallo B4 effettivamente mi dà qualche noia, perché devo fare C3 e cercarmi momentaneamente questo alfiere, ma non è così grave. Alfiere C5. Non so se sacrificare del tutto l'attività di questo alfiere in B2 giocando D4, dopo D4 questo alfiere diventerebbe uno zombie, però mi dà, cioè, inizierei a prendere dello spazio al centro e non è un'idea troppo cattiva secondo me. Ma sì, dai, giochiamo D4, questo alfiere vedremo di riciclarlo in C1. Ah, ok, alfiere di B6 mi dà anche la possibilità extra di giocare alfiere A3 qua, eh. E penso che risulterà utile più avanti. Cavallo D3, per esempio, però... Ok, cavallo D3. Ancora in E4 non può saltare, perché semplicemente guadagnerei un pedone dopo tutte le prese. Alfiere C7. Ok, inizio ad avere poco tempo, quindi devo un attimo muovermi. Ok, preventivamente gioco re H1, perché voglio iniziare a mobilitare anche i pedoni sul lato di re, e questo alfiere mi può dare delle noie. Ok, cavallo H5 è una mossa che probabilmente avrei dovuto calcolare, però vabbè, donna E3 è una minaccia in una, quindi donna E3, difendo e poi riprenderò il tempo giocando G4 e costringendolo a muovere ancora una volta questo cavallo. Diciamo che ho un discreto controllo della casa E5. Due pedoni, tre pezzi pesanti, un cavallo. Anche questo alfiere, se vogliamo, controlla indirettamente questa casa. Ok. Questa mossa molto rischiosa, molto molto rischiosa, perché adesso posso mangiare quel pedone D, sia con l'idea di liberarmi nuovamente questo alfiere, ma con l'idea di dargli veramente fastidio a questo cavallo, che adesso anche la casa F6 è presa. Ok, facciamoli G4, così ci leviamo dai pensieri quella roba lì. E adesso devo stare un po' attento a non disunirmi troppo. C4. Presa. Adesso penso di traslocare le torri sulla colonna che adesso si è aperta, cioè quella D. Probabilmente non ho giocato benissimo le ultime mosse, ma devo un po' recuperare il tempo perso. Ho 20 secondi contro 5 minuti. Vabbè. Ne abbiamo passate di peggiori. Ok.
No, effettivamente ho molto poco tempo, avrò più di qualche problema a convertire questa posizione. Presa, presa. Eh sì, ora il vantaggio del bianco è veramente poco chiaro, anzi, probabilmente non so neanche se sono in vantaggio perché il mio re inizia a essere nel panico più totale e quindi cambiare le donne qua non sarebbe male per me, però non è quello il principale problema, ma il principale problema è sempre lui ed è il tempo. Adesso probabilmente mi prendo matto. Bisogna parlare meno con questi giocatori, che se no ti fregano qua. Donna per D3. Ok, anche così. Ah. Vabbè. Comunque la posizione era persa per il tempo, quindi vabbè. Peccato perché sento che lo stavamo veramente outplayando, come si dice. Ok, aspetta che magari non. Ok, vuole giocarla per il tempo. Vuole giocarla per il tempo, un secondo e sette. Se faccio in tempo a mangiargli quel pedone, la pareggio. È un pazzo comunque, cioè, sta rischiando di non vincere questa posizione e non l'ha vinta, che si è preso sto, guarda, poteva fare alfiere 3, non so se sia spunto com dia vittoria qua, anche se ha soltanto l'alfiere, no aspetta che non cambierà mai, infatti ho perso di, ah no, fatta, materiale insufficiente, ok, qua non ho mai ben capito se quando dà patta, quando dà vittoria a lui, perché in questa posizione comunque ci sarebbe un possibile matto, nel senso che cioè, esiste una posizione in cui il nero vince qua, formalmente, ovviamente con la collaborazione del bianco, però teoricamente una roba del genere è possibile. Stiamo parlando ovviamente soltanto di formalità, eh? Non donna, ma qua non so, devo premere. Devo fare donna? Com'è che devo fare? Premere una combinazione di tasti infinita, esatto. Qua fare cavallo. Così, così. Così, 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 così. Così, così. Ok, stiamo parlando di pura formalità su quando dare la vittoria. Quando dare la vittoria al. Ok, vedete che il matto per il nero è possibile, ovviamente con la sua collaborazione. E quindi secondo me se si perde per il tempo in questa posizione, tipo in un torneo lampo, l'arbitro dovrebbe dare la vittoria al nero. Tutto questo discorso per dire sta cagata. E vabbè, abbiamo fatto anche un piccolo aggiornamento sul regolamento. Adesso questa regola andrà verificata. Vabbè, è tutto anche per questo video. Ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.